Martina Lavozza di Cotto è una cittadina in provincia di Messina di circa 40.000 abitanti. La sua nascita risale al 1481, quando la ricca famiglia spagnola dei Grinò, commercianti di spugne, costretti alla fuga a causa dei contrasti con i turchi, giunsero in Sicilia e si stabilirono proprio nell'attuale comune di Barcellona Pozzo di Cotto. Pozzo di Cotto o Duomo di San Sebastiano sorge in Piazza Duomo e il prospetto principale si affaccia su Via Roma. È la più grande delle chiese di Barcellona Pozzo di Cotto. Viene ideata dall'ingegnere Barbaro, nipote del Monsignore Barbaro, dirige i lavori seguiti dalla ditta Fratelli Cardillo, collabora alla costruzione del Sacrario di Cristo Re, opera contemporanea al Duomo di San Sebastiano. Qui ci troviamo al Monumento ai Caduti. Il monumento dedicato ai caduti delle guerre mondiali di Barcellona Pozzo di Cotto è situato ai margini della villa comunale, racchiuso lateralmente da una catenella. È costituito da due elementi principali. La struttura esterna, concava in cemento armato, è una statua raffigurante una donna. La struttura rappresenta la cittadina di Barcellona, distrutta da un bombardamento nel 1943. Ingloba anche la natura circostante, essenzialmente piante grasse, che offre all'uomo la possibilità di rinascita. La chiesa di San Giovanni Battista sorge nel quartiere omonimo del comune di Barcellona Pozzo di Cotto, dichiarata monumento nazionale nel 1969, appartenente all'arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, vicariato di Barcellona Pozzo di Cotto, sotto il patroncino di San Sebastiano, arcipretura di Barcellona Pozzo di Cotto, parrocchia di San Giovanni Battista. Qui ci troviamo all'Osi. Il complesso ospita un auditorio, la biblioteca per i ragazzi e anche la sede Prologo, Alessandro Manganaro e dell'Università della Terza Età. Nel piazzale antistante la galleria sono posti i busti di due illustri cittadini, Nino Leotti e Antonino Pino Palotta, mentre su uno dei pilastri è posta la lapide in memoria di Alessandro Manganaro. Qui ci troviamo al Parco Urbano Maggiore Giuseppe La Rosa. È stato realizzato nell'area della vecchia stazione ferroviaria. Il parco ospita una sala conferenza, numerosi giochi per bambini e il monumento del seme d'arancia. Dinanzi all'ingresso sono disponibili le bici del servizio Bici in Città. La cerimonia di installazione ha avuto luogo il 13 luglio 2014, durante il raduno regionale dei bersaglieri. Il nuovo Duomo di San Sebastiano venne inaugurato il 25 marzo 1936. Nel transetto è stato riportato l'altare di San Sebastiano nella guinicha e conservata la statua lignea settecentesca, che viene portata in processione il 20 gennaio. Le porte, un tempo di legno, sono state sostituite allorquando il Duomo di San Sebastiano è stato elevato dalla Basilica Minore da portone in bronzo degli scultori Ennio Tesei, Giorgio Luzzetti e Claudio Trasversi. Il prospetto principale è stato arricchito da quattro statue e sono state inserite sulle finestre le vetrate policrome, opere del giangitano Domenico Farina, assai pregevoli, che danno una particolare diversa luminosità al sacro edificio. Monumento dei caduti di Barcellona Pozzo di Cotto è stato creato per ricordare tutti i suoi caduti. La struttura di cemento è concava all'esterno e rappresenta la città di Barcellona. Il monumento presenta al suo interno numerose piante grasse, tipica vegetazione del territorio, che, con uno scopo altamente simbolico, darebbe all'uomo la possibilità di una rinascita. Denominato inizialmente Teatro Comunale, l'edificio fu intitolato nel 1862 su proposta dello storico consigliere comunale Filippo Rossitto e musicista Placido Mandanici, nato a Barcellona nel 1799 e morto a Genova nel 1852. Nel 1936 la demolizione del seicentesco Duomo offre una nuova spazialità al teatro, che si trova ad avere il prospetto laterale lungo la piazza, attraversata dalla Via Roma. La vita del Teatro Mandanici cessò con l'incendio che lo colpì parzialmente la sera del 31 maggio 1967, danneggiando i palchi in legno e il tetto, decretando la successiva demolizione, avvenuta non senza polemiche nel maggio 1972. Vinilo Liberty venne fatto edificare nel 1911 dal barone messinese Ignazio Foti su progetto dell'ingegnere Ravità, del quale i documenti d'archivio non rivelano altre opere sul territorio. Villini che in parte non furono mai edificati e in parte vennero barbaramente demoliti nel corso degli anni per dare spazio alle costruzioni a nuove strade. Questi ultimi sono ulteriormente definiti da pensiline in ferro battuto sulle quali originariamente erano inseriti dei vetri colorati. Il monumento del seme d'arancia appare all'inizio di una delle arterie centrali della città di Barcellona Pozzo di Cotto. Si tratta di una scultura che rappresenta un seme d'arancia di rilevanti dimensioni. Molti non sanno però che questa gigantesca scultura non è in pietra né in marmo, è diventata anche una fonte di ispirazione per Isgrò, poiché l'ho portata a realizzare altre opere e sculture simili, come il seme dell'Altissimo e i semi dell'Ozio.
Il seme d'arancia è perciò da parte sua una magnifica opera che ancora ispira il suo autore, oltre ad essere un simbolo di rinnovamento della cultura dell'Italia meridionale. È il comune più piccolo della città metropolitana di Messina. Fondata dal Goffredo II Borrell, figlio di Goffredo il Villoso, impegnato in terra di Spagna a fondare la Catalogna. Discendente Roberto Berengario III, sposò Matilde d'Altavilla, contessa di Barcellona in Catalogna. Si scrive così una discendenza che unisce i due terri in un'unica corona. Il nobile casato Borrell, intervenuto a fianco di Conte Ruggero, bello a liberare la Sicilia dai Mori, ottenne la rovita del Vallo di Milazzo e il nord dei Peloritani. Dal 1282 al 1556 i conti di Barcellona dal Casato d'Aragona furono Costanzo II di Sicilia, Correggente Pietro III d'Aragona, Giacomo II, Federico III di Sicilia, Ludovico di Sicilia e Federico IV, Maria di Sicilia, Martino I il Giovane e Martino II il Vecchio, ed ancora Ferdinando I d'Aragona, Alfonso V, Giovanni II, Ferdinando II, Giovanna di Castiglia la Pazza, fino a giungere a lui Carlo V d'Asburgo imperatore. La chiesa di San Giovanni, dedicata a Giovanni il Battista, monumento nazionale dal 1969, dà il nome al quartiere che si sviluppa tutto intorno. Fu consacrata nel 1821, divenne parrocchia nel 1943. A Giovanni Salvo, sacerdote tra il 1751 e il 1754, si devono l'aggiunta dei due campanili e l'abbellimento dei due portali. Seme d'arancio. Il monumento al seme d'arancio è una scultura di Minescro. L'opera d'arte di notevoli dimensioni fu realizzata nel 1998. L'operazione estetica che sottendeva faceva riferimento al rifiuto culturale del modello unico, insito, secondo l'autore, nel patrimonio culturale dei siciliani. Per questo fine l'autore scelse di ingigantire un seme d'arancia come simbolo di un oggetto di rifiuto, preferendolo ad altri oggetti di rifiuto della postmodernità. Stadio Carlo Stagno dal Conte Sbarone, sito nel quartiere Petraro, stadio della prima squadra della città, la ST Igea 1946 Eccellenza, Girone B. È uno spazio notevole di 7.000 posti per una tribuna coperta, gradinale centrale e laterale, curva sud, settore ospiti, dedicato a Carlo Stagno dal Conte, fondatore insieme a Nino Barone, storico calciatore e dirigente della squadra. Chiesa di San Sebastiano. Risaliamo la via Roma fino al Duomo o Chiesa Minore di San Sebastiano. È la più grande delle chiese della provincia, secondo solo alla Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta di Messina. La costruzione fu avviata nel 1931 dall'ingegnere Barbaro, nipote di Mons Barbaro, e terminata nel 1935. Contemporaneamente l'ingegnere lavorava alla costruzione del Sagrato di Cristo Re a Messina. Tutti. Oggi andremo a visitare la cittadina di Barcellona Pozzo di Gotto. Passo la linea a Grace Mazzeo, la mia collega, che vi mostrerà il primo luogo che abbiamo deciso di visitare. Grazie per avermi passato la linea. Ecco, qui ci troviamo in un parco che prima era una vecchia stazione ferroviaria, dove vi faremo vedere alcuni luoghi all'interno. Inoltre, il parco può anche essere una bellissima idea per incontrarsi con gli amici o per andare a prendere un gelato. Vi aspettiamo! Grazie Grace, adesso passiamo alla linea a Stefania e a Giulia che ci mostreranno il secondo luogo da visitare. Grazie Emilia, adesso vi parleremo del seme d'arancio. Il monumento del seme d'arancio appare all'inizio una delle attrazioni principali di Barcellona. Si tratta di una scultura che rappresenta un seme d'arancia di dimensioni rilevanti. Questa scultura fu ideata da Emilio Sgro, grande artista e uno dei più notevoli scultori del panorama nazionale, nato il 6 ottobre 1937 proprio a Barcellona, per innovare la cultura siciliana, che secondo lui era scarna e molto distaccata dai tesori siciliani. L'autore decise quindi di donare alla sua città natale il monumento che dal 1998 ne è diventato il simbolo. Stefania, grazie Giulia. Adesso passeremo la linea ad Alessandra che ci mostrerà il terzo posto che abbiamo deciso di visitare.
Il monumento dedicato ai caduti delle guerre mondiali di Barcellona è situato ai margini della villa comunale. È costituito principalmente da due elementi: la struttura esterna concava in cemento armato e una statua raffigurante una donna. La struttura ingloba anche la natura circostante, che offre all'uomo la possibilità di rinascita. La statua bronza completa il quadro, una donna nuda che stringe e mostra una bandiera che simboleggia la pace. Teatro Comunale Placido Mandanici, dalla lunga e travagliata storia, è l'edificio teatrale principale di Barcellona. Ubicato all'interno della Villa Primo Levi, polmone verde della cittadina, il teatro ha una storia lunga circa un secolo e mezzo, con ricostruzione, adeguamenti, abbellimenti, lunghi periodi di chiusura e ben quattro inaugurazioni. Le stagioni del Teatro Mandanici si sono distinte nel tempo per la varietà dei programmi, dalla lirica alla prosa all'operetta. Grazie Grace, adesso passiamo alla linea giù. No, a quella io faccio la linea. Ma se prendiamo un gelato tipo me lo mangio. E come ci sono scritti precisamente? Tutti i nomi dei? Ma io mi vergogno. Miria, saluta. Aspetta. Benissimo, andiamo a prendere. C'è pure l'altro. Oh, okay. Grazie mille per avermi offerto. Grazie Stefania e grazie Giulia. Ora passeremo la linea ad Alessandra.